Ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovissimo video. Oggi nuovo video del decluttering. Mi sono concentrata soltanto sul decluttering del mio armadio e sotto il letto, diciamo, del contenitore sotto il letto. Se sentite qualche vocetta di sottofondo, sono i miei bambini che stanno facendo un casino. Abbiate pazienza, ma sono di nuovo malati. E niente, mi sono concentrata per l'appunto sul decluttering di vestiti, lenzuoli e cose che stavano sotto il letto contenitore, ma diciamo appunto per la prevalenza vestiti dell'armadio. Non mi sono concentrata molto sulla pulizia, uno perché avevo pulito da poco. E due perché richiedevano più che altro di un decluttering. Mi sono concentrata più su quello che sulla pulizia. Infatti, alcune zone, alcuni cassetti non li ho visionati per niente perché già li avevo precedentemente sistemati. Niente, ragazzi, io vi lascio al video. Ci vediamo tra un po'. Avete potuto vedere, mi sono concentrata sul letto contenitore. Avevo delle coperte un po' troppo rovinate da buttare e le ho proprio buttate perché a furia di lavarle si erano proprio lacerate, quindi avevo due piumoni da eliminare e poi tante altre piccole cosucce che alla fine vanno ad ingombrare e non utilizziamo, borsine, borsette e cose varie, dei lenzuoli. Ci sono anche dei lenzuoli che magari avete lì nell'armadio, ma che non vi piacciono, oppure che non scaldano, che non sono di cotone o non sono morbidi. Ci sono appunto anche nell'armadio delle cose che giro e rigiro e alla fine non metto. Anche con il cambio di stagione ho mantenuto, ma alla fine ho deciso di cestinare perché non li metterò più, no. Anche se credevo comunque di perdere peso, anche perdendo peso sono cose che comunque non metterò e le eliminerò mettendo naturalmente gli abiti e tutte queste cose nei contenitori degli abiti usati, che poi sapete che vanno recuperati. Ho fatto un piccolo riassortimento, una piccola pulizia anche nella scarpiera
e sono andata comunque a sistemarla meglio e ad eliminare tutte le scarpe, le ciabatte, anche ciabatte estive, ciabattine, ciabattuzze e quant'altro, tutte cosine che magari non mettevo più. Qui nei miei cassetti, e come vedrete anche nei cassetti di mio marito, c'era poco sia da sistemare che da eliminare, perché i cassetti sono una delle cose che ho già precedentemente sistemato e da cui ho già eliminato abbastanza, ma comunque in linea di massima li avevo già abbastanza sistemati, quindi erano molto molto in ordine. E niente, per questa ragione gli ho dato giusto una piccola controllatina e una piccola sistematina così al volo, ma le magliette e gli indumenti che c'erano all'interno erano rimasti comunque in ordine. Niente, procedo con il riordino e l'eliminazione dal mio armadio, da quello di mio marito, e quelle al centro dove ho appunto i pigiami, i lenzuoli e delle cose appese. Allora, una cosa molto importante che ho dimenticato è che ormai da parecchio tempo pulisco quasi tutto con la soluzione di alcol e acqua. Naturalmente, con la situazione che stiamo vivendo, mi risulta molto più facile e mi sembra anche molto più pulito, molto più disinfettato utilizzare l'alcol per molti e molti casi. Anche nell'armadio di mio marito ho eliminato anche lì molte molte camicie perché tanto non le metterà più. Ho riordinato per bene le tute, le felpe e i pantaloni perché per quanto sia sono la parte che si disorganizza di più.
Niente ragazzi, il video anche per oggi è finito. Io vi auguro una buona giornata e spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Un bacione grandissimo.